Passiamo ora, diciamo, alla sessione, quella relativa al neurosviluppo, dove tutti i problemi del cervello li ritroviamo nella formazione alterata in qualche modo del cervello, quindi nelle alterazioni più che deficit che avvengono nella strutturazione del cervello nella fase fondamentalmente di gestazione, e che determinano tutta una serie di problematiche abbastanza importanti, abbastanza fondamentali, diciamo, nel corso della vita, problematiche che però hanno una scoperta tardiva e che in qualche modo sono... hanno un'evidenza inizialmente solamente comportamentale, quindi diciamo implicano tutto un problema nella loro diagnosi, tutto un problema nella loro scoperta e poi ovviamente la necessità di un determinato tipo di intervento per trattarle. Allora, i problemi del neurosviluppo, diciamo, sono tutta quella serie di patologie che appaiono nel corso dello sviluppo del bambino. Fondamentalmente andiamo dalla disabilità intellettiva ai disturbi della comunicazione e del linguaggio, deficit di attenzione e iperattività, disturbi specifici dell'apprendimento e quella che forse è la pregnante e più importante oggi, disturbi dello spettro autistico. Hanno tutte quante, sono inseriti assieme nelle patologie del neurosviluppo e da poco sono state messe assieme, perché da poco anche abbiamo capito la loro eziologia e quanto hanno questa caratteristica fondamentale uguale, il fatto che si manifestano al momento in cui debbono essere utilizzate alcune funzioni. Pigliamo ad esempio i disturbi specifici dell'apprendimento, fino a 6 anni nessuno ha minimamente l'idea che quel bambino possa avere un disturbo specifico dell'apprendimento, per esempio possa non leggere adeguatamente o possa non scrivere adeguatamente. A 6 anni con l'ingresso nella scuola si comincia a capire che qualcosa non va bene, a 7 anni si comincia a dire ma chissà che c'è qualcosa, è un bambino intelligente, brillante, fa i compiti, la mamma gli sta dietro, legge tutti i giorni, però fa sempre fatica, e allora a quel punto si cominciano poi tutto l'iter diagnostico e viene fuori la diagnosi di una patologia, laddove la caratteristica di fondo e che accomuna queste patologie è il fatto che noi abbiamo un'alterazione di una parte del cervello, generalmente della zona, una parte del cervello collocata nell'area encefalica, troncoencefalica o in alcuni casi del cervelletto o di aree vicine, ma che abbiamo il pieno funzionamento delle altre aree. Okay? Quindi c'è un'alterazione di un'area, ma le altre aree funzionano ed è quella che viene oggi chiamata sviluppo atipico. Cioè noi abbiamo uno sviluppo, noi abbiamo delle competenze che seguono la traiettoria di sviluppo secondo le regole della tipicità, ma abbiamo invece delle altre competenze che non si sviluppano o che si sviluppano in maniera alterata. Abbiamo pochissimi indicatori precoci e tutta la ricerca si sta concentrando fondamentalmente in questo e al di là del fatto di avere pochi indicatori precoci di tipo comportamentale, abbiamo pochissimi biomarker, quindi abbiamo pochissime indicazioni di tipo biologico per cogliere l'alterazione. Altro aspetto fondamentale, permangono per tutta la vita. Possiamo fare dei trattamenti che migliorano il funzionamento, che utilizzando il concetto di plasticità cerebrale attivano aree diverse di funzionamento nel cervello, però fondamentalmente la patologia permane per tutta la vita. Ultima caratteristica fondamentalmente comune a queste patologie è il fatto che i trattamenti di tipo psicoeducativo, quindi quel tipo di trattamenti che interviene a livello educativo sull'ambiente, sulle persone che sono attorno, sulla rete sociale, sulla rete di supporto al bambino, sono quelle più efficaci per un buon adattamento del bambino.
Come vedete, diciamo, ci stiamo muovendo su un concetto di patologia anche molto diverso, ci stiamo muovendo in un ambito comunque dove l'alterazione è un qualcosa di diverso della malattia e dove anche la possibilità di trattare è comunque muove un qualcosa che si va tutto sul piano educativo comportamentale e molto meno sul piano della cura specifica. Mi soffermo a parlare di disturbi dello spettro autistico, un po' perché sono forse la patologia più importante del neurosviluppo, un po' perché sono la patologia di moda in questo periodo. Quando 30 anni fa ho cominciato a occuparmi di autismo, eravamo veramente pochi a occuparci di autismo, ora ce ne occupiamo tutti, ma fondamentalmente parlo di disturbi dello spettro autistico perché sono una patologia esemplare del fatto che o si è una rete di ricercatori ad affrontare il tema, o il tema viene affrontato da punti di vista molto diversi, o non ci muoviamo neanche di un pelo, insomma, non ci muoviamo di niente. Quindi è assolutamente necessario su questa patologia che si lavori di multidisciplinarità, interdisciplinarità, ma di competenze molto diverse per cercare un attimo di risolvere il cosiddetto enigma dell'autismo. Tra l'altro la caratteristica della rete la ritroverete avanti quando io parlerò anche del trattamento, dove solamente la rete che ci permette di avere qualche efficacia nell'ambito del trattamento. Da che cosa sono caratterizzati i disturbi dello spettro autistico? Da un deficit persistente nella comunicazione e o nell'interazione sociale e da comportamenti e attività ristrette e ripetitive. Sono quei soggetti che hanno difficoltà nella immediata relazione con l'altro, hanno difficoltà a iniziare la relazione con l'altro, hanno generalmente difficoltà nella comunicazione pragmatica principalmente e sono molto focalizzati e rigidi su alcuni interessi per loro importanti. La variabilità del disturbo dello spettro autistico è enorme sia per la eziologia diversa della patologia sia per il grande ruolo che ha comunque la competenza cognitiva nell'ambito della patologia. Fino a 10 anni fa noi parlavamo di autismo ad alto e a basso funzionamento, parlavamo di soggetti che hanno un'intelligenza maggiore e minore. Oggi sinceramente io faccio molta fatica a parlare di questo perché lavorando con bambini molto piccoli e facendo interventi molto precoci, quello che risulta abbastanza chiaro è che le competenze cognitive si riescono ad attivare molto presto e che il deficit di competenza cognitiva, quindi di intelligenza, molto spesso è dovuto al fatto che non essendo trattati i bambini non usufruiscono di tutta quella stimolazione sociale che è fondamentale per plasmare il cervello e per portarlo a svilupparsi. Sicuramente è una patologia che ha una incidenza altissima, le ultime stime parlano di 1 su 88, è eterogenea, c'ha un'alta comorbilità e la diagnosi la facciamo solo su dati comportamentali. Questo spiega perché noi possiamo avere degli autistici ad alto funzionamento che a 14 anni, a 13 anni ancora non hanno avuto la diagnosi, nel senso che sono quei soggetti che intelligenti, parlano, vanno a scuola, vanno molto bene a scuola, nessuno si preoccupa del fatto che non hanno amici, che sono soli e che sono un po' fissati con delle cose. Gli piace il computer, va benissimo, piace a tutti il computer, no? Quindi diciamo, proprio questa enorme variabilità porta anche a delle possibilità, diciamo, di non coglierlo in alcuni casi l'autismo, di avere delle diagnosi molto variate nel tempo. Devo dire che negli ultimi anni c'è un'attenzione molto maggiore, ci sono degli screening, anche nella nostra provincia l'azienda sanitaria ha messo su un sistema di screening precoce per cui si stanno intercettando molto presto i bambini con autismo e si sta dando la possibilità di interventi e di monitoraggi molto più accurati della patologia. Questo sta, diciamo, rendendo il quadro complessivo anche molto migliore di quello che era alcuni anni fa.
Alcune cose sappiamo per certo, perché su questo diciamo in mezzo a tanta incertezza, quelle che sono le aree compromesse e in particolare diciamo il ruolo molto forte nella compromissione che gioca l'amigdala e quello che viene chiamato il cervello sociale, cioè la connessione delle aree che sono predisposte a regolare il comportamento sociale degli individui. Quindi quelle aree che sono predisposte alla percezione dei volti, alla percezione del movimento animato, alla intensità emotiva e all'individuazione dei segnali emotivi e poi tutte quelle aree prefrontali che sono necessarie per inibire le risposte inappropriate, per pianificare e monitorare il comportamento e che quindi si spiega per esempio la persistenza dei comportamenti ristretti in queste aree. L'alterazione della rete sociale sembra, diciamo, il dato certo che noi abbiamo e la tipologia di connessione che c'è tra le diverse aree del cervello sociale ci danno spiegazioni anche di alcuni livelli diversi di gravità. Ma fondamentalmente ci dicono che certamente noi abbiamo in tutti i casi dei deficit nell'intersoggettività, laddove l'intersoggettività è quella capacità che abbiamo tutti e di cui non ce ne rendiamo conto, o meglio abbiamo quasi tutti perché c'è un buon numero di persone che ce l'ha poco e vive normalmente, che è la capacità di cogliere i segnali degli altri, no? Quindi capire mentre parlo se mi state sentendo, vi state annoiando, per esempio, no? Questa capacità, che è quella che ci permette di adattarci all'altra, permette al bambino piccolo di entrare fortemente in relazione con gli adulti significativi e di utilizzare le stimolazioni che vengono dall'adulto significativo, madre, padre, adulto che si prende cura, per formare il cervello e per creare reti cerebrali di funzionamento. Questa assenza dell'intersoggettività è proprio il grave problema dell'autismo, è quello che non permette di sviluppare. E qui c'è tutto il discorso dell'importanza dell'intervento precoce. Questo quadro generale vi presento alcune delle ricerche su cui ci stiamo muovendo qui a Rovereto almeno da 15 anni, nel laboratorio di osservazione, diagnosi e formazione, che spaziano diciamo fra tre ambiti che hanno cercato in questi anni quanto più è possibile di creare reti di ricerca proprio per questo discorso che da soli non si lavora. Allora, da una parte alcune ricerche di base che sono quelle che ci hanno permesso di individuare alcuni aspetti del funzionamento del comportamento del bambino autistico e della relazione col suo genitore, nonché di alcuni indicatori precoci. Da un'altra parte la possibilità di andare in una diagnostica funzionale più precisa e di lavorare quanto più è possibile in connessione con elementi con genetica e biologia. E poi invece un'ultima parte che a mio avviso ha comunque un'importanza notevolissima, anche se forse meno pubblicabile su Science, che è quella della clinica e dell'intervento che si può fare, quindi della messa a punto di modelli di intervento e della verifica dell'efficacia di questi modelli di intervento per il trattamento e per il miglioramento dei bambini con autismo. Noi siamo partiti, quando io ancora ero all'Università di Napoli, sull'individuazione di un elemento importante. Il pianto dei bambini con autismo è un pianto differente da quello dei bambini con sviluppo tipico. Mentre il pianto dei bambini con sviluppo tipico è un pianto molto modulato che suscita la risposta immediata dell'adulto perché ha tre fondamentali intonazioni che la mamma, ma dopo un poco anche il padre, imparano a riconoscere e che servono in qualche modo a segnalare pianto di fame, pianto di dolore e pianto invece con una valenza più di tipo sociale, se volete. Il bambino con autismo non c'ha questo tipo di modulazione. Il pianto del bambino con autismo è molto più piatto e molto meno modulato e nei resoconti clinici dei genitori veniva sempre fuori
questi bambini o che piangevano pochissimo, o che piangevano tantissimo, con una grande difficoltà a poterli calmare. Molte madri esprimevano proprio la loro: io non capisco cosa succede quando lui piange. Siamo partiti con una serie di esperimenti comportamentali, facendo sentire a persone diverse pianti, tre tipologie di pianto estratti da filmati di bambini con autismo. Tenete presente che, essendo ricerche di 10-12 anni fa, abbiamo dovuto lavorare su filmati familiari, cioè quindi su quei filmati che facevano i genitori, perché la diagnosi arrivava tardiva e quindi non potevamo avere il pianto iniziare nel primo anno di vita. Oggi tutti i programmi di screening ci permettono di lavorare diversamente in studi prospettici, cioè in studi di bambini ad alto rischio di autismo, perché hanno un fratello con autismo. Da questo tipo di ricerca era venuto fuori che nell'ascolto, nella percezione, in genere il pianto di bambini con autismo attivava sempre dei sentimenti, degli stati emotivi negativi in qualche modo, dei sentimenti di fastidio, di agitazione, di insofferenza, e comunque una attivazione a fare qualcosa, ma non qualcosa di positivo, tipo lo prendo, lo coccolo, me lo porto, ma qualcosa di negativo, tipo non lo voglio vedere, lo sbatto via, no? Come situazione. E questo tipo di studi l'abbiamo ripetuto, non ve li sto a dire, ma comunque l'abbiamo ripetuto in ogni forma, l'abbiamo fatti a livello cross-culturale, abbiamo confrontato campioni di bambini giapponesi con pianti di bambini pianti di bambini autistici giapponesi fatti sentire dai italiani e viceversa, insomma, quindi abbiamo fatto tutti i possibili incroci e avevamo sempre più o meno questa tipologia di risposta. Qui a Rovereto siamo riusciti a rifare questo tipo di esperimenti in risonanza e i dati della risonanza ci hanno confermato esattamente, diciamo, quello che a livello comportamentale avevamo avuto, perché nell'ascolto del pianto di un bambino tipico, nell'ascolto del pianto di un bambino con ASD, si attivano in qualche modo diverse aree diverse del cervello. In particolare, nell'ascolto del pianto di un bambino con ASD sono attivate maggiormente quelle aree che sono deputate alla elaborazione del suono e alla elaborazione della voce, cioè in difficoltà a capire che cosa sta succedendo, si attivano tutte le aree in più di decodificazione, si attiva fondamentalmente il giro sopramarginale. E poi c'era un'attivazione molto più forte dell'insula, che è, in genere si attiva negli stati di disagio emotivo e nelle situazioni di ansia, quindi a conferma dello stato di disagio che suscitava questo pianto. Questo tipo di conferma è stata quella che poi ha posto anche a livello nazionale in tutta una rete di studi a livello di rete italiana che abbiamo guidata dall'Istituto Superiore della Sanità, a considerare il pianto un indicatore precoce e a considerarlo uno degli elementi per valutare quanto, cioè allertarci quando un genitore parla del pianto, insomma, quindi istruire i pediatri a stare attenti alle descrizioni dei genitori del pianto. Semplicemente come il pianto, un altro indicatore è risultato estremamente importante, su cui abbiamo fatto vari studi, ed è il movimento. Come mai che in questo computer una volta andasse un film, ma comunque non importa. Gli studi del movimento hanno portato fondamentalmente a cogliere che c'è una presenza costante di maggiori situazioni di asimmetria in un sottogruppo di bambini con ASD. Il film che vi volevo far vedere sono due bambini della stessa età che camminano, uno a 3 anni cammina tutto perfetta, l'altro invece, che è un autistico, è tutto completamente scomposto, specialmente con una evidente asimmetria delle braccia. Ritardo motorio e asimmetria posturale sia da seduto che
in posizione supina, seduto, che nel camminare, in particolare asimmetria delle braccia, caratterizzano un sottogruppo di soggetti con ASD. Dico un sottogruppo perché ce ne sono alcuni invece che non hanno, ancora non abbiamo capito le caratteristiche tipiche del gruppo che non ce li ha. Però questo potrebbe essere un altro indicatore. Sempre nella serie dei nostri studi, che io veramente vi sto facendo a raffica, una cosa molto importante che è venuto da lunghi e vari studi sull'interazione genitore-bambino, in cui abbiamo studiato il linguaggio, il gioco, la reciprocità, la disponibilità verso il bambino, l'elemento fondamentale che è emerso è che mentre la madre, proprio per il suo ruolo evolutivo di essere fonte di stimolazione per il figlio, fa fatica a mantenere l'interazione col bambino, perché nel momento in cui è in interazione e comincia un gioco col bambino, la madre tende a portarlo a un livello superiore e il bambino lo perde. Tazzina, bambino mette il cucchiaio nella tazzina e gira. La mamma dice: che bello, mi stai facendo il caffè, dammi il caffè, dammi il caffè, cioè la porta a un livello di gioco più elevato e il bambino non la segue più. Il papà cosa fa in genere? Che non ha compiti evolutivi se non quello di stare assieme. Quando il bambino mette il cucchiaino nella tazzina e gira, il papà fa: che foca, come giri bene, gira, gira più forte, e fa il rumore con la bocca, no? E il bambino è attratto, lo guarda, ride e in realtà comprende perfettamente quello che il padre gli sta dicendo e mantiene molto più a lungo l'interazione, ottenendo quello che a noi serve, per esempio nella terapia, un tempo più lungo di faccia a faccia, di guardarsi in faccia. E da questo tipo di ricerche per noi è venuta fuori un'indicazione fondamentale, che è quella di inserire di forza il padre nelle terapie col bambino con autismo. I padri generalmente ci mandano le madri e tendenzialmente è vero, la madre fa benissimo venire in terapia, ma ci vuole anche il padre, perché nel tempo che lui sta a casa ha più facilità in qualche modo, proprio perché c'ha meno di quello che noi chiamiamo intuitive parenting, cioè quella modalità relazionale che si basa su un patrimonio genetico che serve alla sopravvivenza della specie, che nella madre è quella di elevare il livello del bambino, di farlo crescere, e per il padre mantenere il contatto di tipo sociale. E quindi, diciamo, da questo tipo di studi viene questa forte indicazione di padre. Ancora alcuni studi importanti che stiamo facendo, lo studio sul disancoraggio dell'attenzione nell'ASD, il problema dell'attenzione nei disturbi dello spettro autistico, la joint attention, il mantenere l'attenzione, è uno degli elementi cardini anche per la diagnosi dell'autismo. In uno studio di Teresa Del Bianco, che è una dottoranda qui da noi, è stato messo in luce con la tecnica dell'eye tracking che forse il bambino non ha una difficoltà a guardare o a seguire con lo sguardo, quanto la difficoltà di fondo è nel disancorare uno sguardo da una cosa per passarla a un altro. Quindi è una certa rigidità che ci trova perfettamente in conferma con tutte le difficoltà, diciamo, del cervello di un ragazzo autistico, che generalmente è molto rigido, fa fatica a passare da una cosa all'altra e che quindi probabilmente non c'è un problema di maggiore attenzione per l'oggetto, maggiore attenzione sociale e così via, ma è proprio una difficoltà a spostarsi nello sguardo. Sempre in queste ricerche più di tipo sperimentale, con Noemi Mazzoni abbiamo studiato il riconoscimento del movimento biologico in soggetti con ASD, che ci va un po' nella direzione che vi dicevo. Sembrerebbe che la difficoltà dei bambini con autismo non è tanto quello di non riuscire a riconoscere le emozioni, come dice fondamentalmente tutta la letteratura, ma quanto quella di non riuscire a riconoscere il movimento biologico in generale, e l'emozione è chiaramente trasmessa attraverso il movimento biologico. Quindi in realtà, da un punto di vista di dire ha paura o non ha paura, il ragazzino ci arriva e l'esperienza lo porta comunque ad acquisire questa
questa competenza, ma quello che gli manca è la capacità di riconoscere il movimento biologico, che è l'immediato, quello che ci fa riconoscere e percepire immediatamente l'emozione e ci riporta al funzionamento dell'intersoggettività di cui avevo detto prima, che è tutta basata sul movimento biologico. Invece, spostandoci su una ricerca, su ricerche più di tipo biologico, una ricerca che stiamo conducendo con il Bambin Gesù di Roma, è quella sui disturbi gastrointestinali e il microbiota. È una roba detta che in vari modi che i soggetti con autismo hanno problemi alimentari. Nel tipo di lavoro che sta facendo Ilaria Bassadonna col Bambin Gesù, siamo partiti sempre da dati comportamentali, come generalmente facciamo sempre, con un'intervista alimentare in cui il dato che veniva più eclatante era che bambini con sviluppo tipico non sviluppano nessun tipo di dieta ristretta o di difficoltà alimentare. Bambini con ASD a 2 anni e 2 anni e mezzo hanno chiaramente delle nette preferenze di cibo e spesso hanno una forte ristrettezza alimentare. Stiamo lavorando con, dicevo, il Bambin Gesù per l'analisi di metaproteomica di prelievi di famiglie intere e sta in qualche modo emergendo una tipicità di alcune caratteristiche e fondamentalmente dell'elaborazione di alcune proteine che è indipendente dalla dieta del bambino ed è indipendente dalla dieta complessiva della famiglia, perché è tipica del bambino e non degli altri elementi della famiglia. Sempre su questo tipo di ricerche, con FBK e in parte con il cibio, ci stiamo ora dirigendo invece a studiare di più i biomarker di tipo anche genetico e studiare associazioni, traiettorie di sviluppo fenotipiche associate a uno sviluppo più genotipico e a un profilo metagenomico di cui vi avevo detto. E tra l'altro in questo tipo di lavoro stiamo cercando di usare anche molto tutti quelli che sono gli aspetti dei sensori come supporto per la parte che vi dico ora, che è la diagnosi. Allora, se queste sono le nostre ricerche di base, un elemento a cui dobbiamo prestare molta attenzione è che queste ricerche debbano servire per screening precoci, interventi, formazione. Non ha senso fare ricerca sull'autismo se non si riesce a tradurre in un miglioramento. Primo punto del miglioramento è quello di avere degli assessment diagnostici di tipo anche comportamentale molto accurati, molto approfonditi, che rendano conto della individualità eccessiva, direi, dei bambini con autismo. Ogni bambino è diverso dall'altro in maniera chiarissima. Dire che quelle aree sono alterate lo possiamo dire a livello di conferenza, a livello generale, ma quando parliamo del singolo bambino noi dobbiamo cercare di capire veramente dove funziona e dove non funziona, perché lì, diciamo, c'è la grande differenza poi del tipo di intervento che facciamo. Il nostro intervento, diciamo, è partito fondamentalmente lavorando su la verifica di due modelli di intervento. Uno è il modello di intervento con la scuola, laddove riteniamo che in Italia noi non diamo, la nostra sanità non dà le 40 ore di intervento settimanali che dà per esempio negli Stati Uniti, cose del genere, ma noi abbiamo un sistema scolastico che può includere il bambino per un numero di ore pari a 40 e che quindi la cosa di fondo è lavorare con le agenzie educative in cui sono inseriti i bambini. Lavorare con le agenzie educative però non significa farle leggere il libro sull'autismo e spiegargli vagamente cos'è l'autismo, ma vuol dire, un po' come facciamo con i genitori, lavorare a fondo perché trovino delle modalità di relazione col bambino autistico, delle modalità di far lezione, delle modalità psicoeducative, delle modalità di proporre al bambino delle attività, tra cui la socialità, che siano diverse da quello che si fa con un bambino con sviluppo tipico e che quindi superino l'ostacolo del bambino con autismo e che riescano poi a farlo lavorare. Vi dico solo per farvi capire cosa vuol dire questo: quando un bambino non risponde, noi siamo abituati ad alzare la voce e a un certo punto facciamo un urlo e a
quel punto il bambino si gira. Col bambino con autismo puoi fare tutti gli urli del mondo, lui non si gira. Ma se vai vicino al bambino, gli prendi la mano o gli alzi leggermente la testa, il bambino ti guarda, capisce e viene con te. Quindi devi solo trovare la maniera per ingaggiarlo, ok? Però naturalmente noi siamo abituati a farlo in una determinata maniera, quindi tutto il gioco, e allora con gli insegnanti devi fare un tipo di formazione che serve a questo. Non ve la sto a dire nel dettaglio, so che abbiamo fatto un percorso con la provincia molto positivo di questo, abbiamo lavorato in 78 consigli di classe, ottenendo in 2 anni dei miglioramenti positivi sui nuclei dell'autismo anche i ragazzini che sono stati presi a lavorare. Ottenendo vuol dire che non abbiamo lavorato noi, hanno fatto scuola quei bambini, sono migliorati facendo scuola. Noi abbiamo lavorato con le insegnanti, ma quei bambini non hanno fatto trattamenti particolari, sono solo andati a scuola, insomma, no? E hanno fatto le ore di riabilitazione che normalmente fanno, che sono generalmente 2 o 3 a settimana. Ecco, l'ultimo punto e poi chiudo. La messa a punto su cui stiamo lavorando a livello nazionale del modello italiano di intervento. Modello italiano di intervento perché ci sono un sacco di verifiche di efficacia di modelli americani che però hanno una struttura di sanità e una struttura sociale completamente diversa da quella italiana. Nel modello italiano di intervento su cui stiamo lavorando in vari centri italiani con l'Istituto Superiore di Sanità è quello di creare una rete di intervento in cui esiste ed è coinvolta pienamente nel lavoro la famiglia, la scuola e i servizi sanitari. Famiglia e scuola come ambienti educativi dove il bambino passa tutto il suo tempo. Quindi se là dentro le persone sanno come interagire col bambino, noi abbiamo un continuo diciamo supporto terapeutico in cui i sanitari possono fondamentalmente avere un ruolo di monitoraggio e un ruolo di verifica e un ruolo di cambiamento degli obiettivi su cui lavorare. Tutto ciò, diciamo, passa attraverso il fatto che appena un bambino viene segnalato, specie quando è piccolo, si passa per un periodo di lavoro intensivo in cui la famiglia impara come bisogna lavorare con il bambino e in cui si attivano tutta una serie di canali col bambino e si scopre quali sono i canali da seguire con questo bambino per poter lavorare con lui. Su questo, diciamo, noi prevediamo di seguire la scuola secondo il modello che vi ho fatto vedere, di seguire la famiglia facendo stare i genitori nella terapia e obbligando il padre a starci, poi di lavorare con la famiglia a un livello più metacognitivo, cioè di fargli vedere quello che succede nella terapia, quindi fargli vedere il filmato della terapia e riflettere con loro in maniera che anche loro si facciano un'idea di quello che è il figlio, e quando tutto questo è avvenuto lavorare solamente di gruppo mantenendo dei gruppi stabili di genitori che da una parte si supportano e da un'altra parte condividono tutta una serie di iniziative. Tutto questo da noi è studiato e monitorato, questi sono alcuni dei primi dati in cui, se voi vedete, diciamo, le barre segnano l'incremento che hanno avuto tra prima e dopo i bambini. Chiaramente quelli che partono da un livello di intelligenza maggiore migliorano di più, però tutti quanti nelle varie insiemi di intervento hanno avuto un miglioramento notevole nelle aree dell'intelligenza, e se qui vedete un miglioramento anche nell'indice specifico di autismo che è misurato con questo ADOS e oltre che nell'intelligenza. Quindi l'intervento precoce è abbastanza comprovato anche con questo modello che ha una sua efficacia e che funziona. Ecco, questi mi sembrano che sono gli effetti positivi di una ricaduta della ricerca. Laddove alla domanda si guarisce con l'autismo, noi non possiamo che rispondere non si guarisce dall'autismo perché è una patologia del neurosviluppo, ma è possibile in qualche modo avere dei soggetti sempre più adattati, sempre più consapevoli anche della loro difficoltà e sempre più adeguati alla vita, a fare una vita, diciamo, tipica. Considerando però che noi, anche come sanità e come cosa, dobbiamo sempre lavorare sul fatto che è una long life pathology e che quindi avremo i soggetti che per tutto il corso del loro sviluppo avranno questo tipo di patologie. Grazie. Allora, continuando
sul tema del neurosviluppo e su il comprendere anche quanto è importante vedere le cose da due punti diversi, la parola Yuri Bozzi del CIMEC, che continuerà questo tema con ricerche che vanno in un ambito molto più biologico. Grazie. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per avermi invitato e grazie a tutti voi che siete ancora qui dopo questa bellissima e lunga giornata. Allora, quello di cui ci occupiamo nel nostro laboratorio, che è il gruppo di ricerca sui disturbi del neurosviluppo, è lo studio dei meccanismi alla base dello sviluppo del cervello che, quando sono alterati, possono portare a patologie. Parte del lavoro del laboratorio si svolge sullo studio di modelli di epilessia e altra parte cospicua del nostro lavoro è dedicato allo studio dell'autismo. Oggi parlerò esclusivamente di questo e mi riallaccio ovviamente a quello che ha raccontato, ci ha raccontato Paola Venuti poc'anzi. Passiamo dal bambino al topolino. Noi studiamo le basi neurobiologiche di questa condizione, di cui sappiamo da studi degli ultimi 15 anni che la componente genetica è una componente estremamente forte. Non è l'unica, ora lo vedremo, che contribuisce ovviamente all'insorgenza della patologia. Qui voglio sottolineare una cosa. Quando parliamo di genetico, ovviamente tipicamente pensiamo all'ereditarietà. Allora, i casi di autismo ereditari sono pochi. Sono pochi. I cosiddetti geni malattia sono circa 3-5%. E si riferiscono tipicamente a sindromi, cioè a quadri clinici molto complessi che presentano in una certa percentuale di casi anche tratti autistici. Però, se si va a studiare a livello, ad esempio, di modelli animali, ma anche da studi di genetica nell'uomo, quanti geni possano essere coinvolti nell'insorgenza dell'autismo, si è scoperto negli ultimi 20 anni che questo numero di geni raggiunge circa il migliaio, che è un numero impressionante. Non significa che conosciamo mutazioni in 1000 geni che causano autismo, no. Ipotizziamo che il malfunzionamento di circa un migliaio di geni tipicamente coinvolti nella formazione delle sinapsi e nei meccanismi di sviluppo cerebrale possano contribuire all'insorgenza della patologia. Quindi, quando Paola diceva prima che l'autismo è un po' di moda, è vero, gran parte dei laboratori di ricerca tipicamente coinvolti nello studio dello sviluppo del cervello si sono buttati nello studio dell'autismo, utilizzando spesso anche l'etichetta autismo come metodo anche per attrarre finanziamenti. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Però c'è secondo me un vantaggio in questo, cioè in questo modo gran parte delle conoscenze di base sorte in Europa, in Giappone, negli Stati Uniti, conoscenze di base sullo sviluppo del cervello, inizialmente acquisite attraverso studi, fra virgolette, fine a se stessi, estremamente accademici, può essere adesso riportata alla comprensione del meccanismo patologico. Quando parliamo di meccanismi alla base dello sviluppo del cervello, ci riferiamo per esempio a quello che porta i vari tipi di neuroni, che sono decine, centinaia tipi, sottotipi nel nostro cervello, a essere tali, a diventare tali, ad acquisire delle funzioni specifiche. Come i neuroni migrano e si posizionano, ad esempio, nella corteccia cerebrale durante lo sviluppo prenatale e in molte specie anche postnatale, e come crescono le connessioni di cui abbiamo sentito parlare tanto in tutte le presentazioni precedenti. Quindi lo studio di base dei meccanismi di sviluppo è cruciale per la comprensione dei meccanismi patologici.
Tipicamente quando parliamo di sviluppo ci riferiamo all'aspetto prenatale, in realtà sappiamo perfettamente che il cervello ha un fortissimo grado di sviluppo post-natale che poi si consolida nella formazione di strutture, sottogruppi di cellule, aree cerebrali molto particolari e ben definite e poi per esteso in reti, come abbiamo sentito dire oggi, che controllano funzioni ben specifiche. L'idea, è ormai evidente da studi di neuroanatomia, è che difetti anatomici nella connettività, ma anche semplicemente nel numero e nel tipo di cellule in specifiche aree cerebrali, sia associata all'insorgenza dei disturbi dello spettro autistico. E Paola prima ha menzionato alcune delle strutture che sono più chiaramente coinvolte nella patologia. In realtà geni che controllano lo sviluppo del cervello e ambiente interagiscono fra di loro. E qui è forse la chiave reale per la comprensione di una malattia estremamente, di una condizione estremamente complessa, perché i geni durante lo sviluppo sicuramente controllano i meccanismi di crescita, di differenziamento di neuroni, di crescita delle connessioni, di loro sopravvivenza e così via, di formazione delle sinapsi, ma fattori ambientali, sia durante la gestazione che dopo, possono modificare la funzionalità di questi geni che controllano queste fasi, contribuendo eventualmente ad aggravare il quadro clinico e portare all'insorgenza di una patologia. Nel caso dell'autismo è molto difficile scindere esclusivamente, dare un peso esclusivo ai geni piuttosto che all'ambiente. Certamente, ripeto, le componenti genetiche monogeniche esistono, ma sono solo circa il 3-5%. Riassumendo un po' quello che sappiamo, vedete che l'autismo inteso come deficit di sviluppo cerebrale e le sue comorbidità, in particolare l'epilessia, possono essere considerati come il risultato di un alterato sviluppo del cervello dovuto sia a fattori genetici ma anche a disturbi del sistema immunitario, a disturbi di tipo metabolico e ad altri fattori ambientali, in alcuni casi addirittura semplicemente ipotizzati. Ora, in questo quadro, qual è l'utilizzo del modello animale? Il modello animale più utilizzato nello studio dell'autismo è il topolino domestico, Mus musculus, house mouse in inglese. In realtà lo studio della genetica dell'autismo e dei meccanismi di sviluppo cerebrale nell'autismo viene affrontato anche con altri modelli animali, si sta inserendo moltissimo lo studio del pesce zebra, però certamente il topolino è quello che più si è affermato negli ultimi 20 anni, grazie a tutta una serie di caratteristiche che lo rendono, adatto allo studio in laboratorio. Ha una gestazione sicuramente molto breve, circa 3 settimane, poco meno di 3 settimane. Si può allevare in relativamente grandi numeri con ormai tecniche di stabulazione molto avanzate. E la cosa più importante è lì, che ha segnato l'esplosione dello studio del topo come modello per le patologie del sistema nervoso, è la disponibilità di ceppi mutanti. Ceppi mutanti che possono derivare sia da incroci selezionati, che portano a selezionare una determinata patologia, un determinato comportamento, ad esempio antisociale, per mimare, il comportamento autistico, oppure ceppi mutanti derivati dall'inserimento nel genoma del topo di quei geni dei quali si sospetta un ruolo nell'autismo o dei quali nell'uomo si è dimostrato il ruolo causale nell'insorgenza della patologia. Quindi sostanzialmente si riporta nel topo la mutazione e si vede cosa succede.
E qui il topo ha il vantaggio, ovviamente, a suo discapito, ovviamente, di essere un animale dedicato alla ricerca, e quindi possiamo fare studi di anatomia, studi molecolari sulla funzione dei geni, studi di analisi quantitativa dei comportamenti similautistici, li chiamiamo similautistici per correttezza, perché è difficile ovviamente pensare a un topolino che abbia realmente l'autismo, non ce l'ha in effetti, e possiamo fare quindi correlazioni tra la funzione, la struttura, il meccanismo d'azione dei geni e il comportamento aberrante, non tipico, che osserviamo. Partendo sempre dal presupposto che un modello unico, perfetto, di autismo nel topo non esiste. Esistono varie tecniche comportamentali che ci permettono di studiare, qui ne ho riassunte alcune, si può studiare l'interazione sociale nell'animale, si possono studiare i comportamenti ripetitivi, si possono studiare le vocalizzazioni ultrasoniche che il topolino emette, ad esempio il piccolo nei confronti della madre, la madre, oppure maschio e femmina durante l'accoppiamento. E questo per entrare, diciamo, più nel cuore di quelle che sono gli specifici comportamenti con una finalità per lo studio della patologia umana. Quello che vorrei brevemente illustrarvi è l'approccio che abbiamo utilizzato noi. Vi racconto molto molto schematicamente quello che abbiamo fatto su un modello di studio per l'autismo umano, che è il rappresentato dalla mutazione di un gene che si chiama ENGRAILED2 o semplicemente N2, che è una mutazione, o meglio, è un gene che contribuisce verosimilmente alla patogenesi dell'autismo nell'uomo, in ovviamente un sottogruppo di casi, e il topolino mutante con la mutazione in ENGRAILED presenta principalmente un ipomorfismo del cervelletto, quindi un ridotto sviluppo prenatale e postnatale del cervelletto, e presenta anche comportamenti similautistici che non abbiamo dimostrato noi, ma vengono da studi di altri colleghi negli Stati Uniti. Quello che abbiamo dimostrato ormai un po' di anni fa è che questi animali hanno una super suscettibilità alle crisi epilettiche, che sappiamo essere presenti circa in alcuni sottotipi di autismo e di popolazioni, circa fino al 30% dei casi anche nel bambino. Ripeto, dipende ovviamente dalla popolazione di studio. Il topi mutanti per ENGRAILED2 presentano una super suscettibilità alle crisi epilettiche, vale a dire non sono spontaneamente epilettici, ma se ricevono la somministrazione di farmaci a bassa dose che non inducono crisi nell'animale non mutante, e invece i mutanti hanno crisi epilettiche caratterizzate dalla specifica attivazione, superattivazione di alcune aree cerebrali particolarmente epilettogeniche come l'ippocampo, qui visualizzata attraverso una tecnica che non è una tecnica di imaging, però è comunque una tecnica di visualizzazione dell'attività cerebrale su sezioni di cervello del topo. Questa osservazione ci fece pensare ormai anni fa, perché lo studio lo pubblicammo nel 2009 e iniziato esattamente 10 anni fa, nel 2007, ci fece pensare che qualcosa nel cervello di questi animali non funzionasse dal punto di vista, diciamo, del freno che il cervello stesso può porre all'eccitabilità neuronale, e subito pensammo a dei disturbi in una sottoclasse di cellule chiamati interneuroni inibitori, che hanno esattamente quella funzione di tenere a bada l'eccitabilità neuronale, questo vero nell'animale come ovviamente nell'uomo. Abbiamo condotto una serie di studi per capire se effettivamente esistessero dei difetti nel sistema inibitorio. Qui mi riallaccio alle tecniche descritte di tipo omico introdotte da Alessandro Quattrone, attraverso una serie di studi di trascrittomica per vedere quindi l'attivazione di geni specificamente nel cervello dei topolini mutanti rispetto a topi di controllo. Abbiamo osservato delle cose molto interessanti, vale a dire che nel cervello dei topolini mutanti abbiamo una super rappresentazione come geni non correttamente regolati di geni associati all'attività sinaptica,
come atteso, data il numero di geni dell'autismo associati a disfunzioni sinaptiche, una deregolazione di geni associati ad autismo e un certo numero di geni deregolati associati ad epilessia anche. E questo ci faceva effettivamente ben sperare. Siamo poi andati a studiare più in dettaglio gli interneuroni inibitori e qui con un approccio riduzionistico al massimo, cioè quello utilizzando le cellule staminali espiantate dal cervello dei nostri mutanti o da cervelli di topolini normali, dimostrando che le cellule staminali differenziate in coltura prese dai topolini mutanti in pratica differenziano molto poco verso neuroni e soprattutto non differenziano verso neuroni inibitori. Quindi in vitro, durante lo sviluppo in vitro, abbiamo una chiave di lettura che ci suggerisce effettivamente che nel cervello di questi animali manchi un freno all'eccitabilità. Questo l'abbiamo verificato poi ampiamente, questi sono solo alcuni degli studi, direttamente nel cervello di topolini di 10-30 giorni e anche vari mesi di età, si può attraverso l'uso di anticorpi fluorescenti mettere in evidenza questi piccoli puntini, sono singole cellule di tipo inibitorio e quello che osserviamo, vedete se confrontate queste due diapositive qua, in alcune regioni della corteccia cerebrale, nei topi normali abbiamo un certo numero di neuroni inibitori che è completamente assente o fortemente ridotto nei knockout. Questo dimostrato a varie età fino all'età adulta. Quindi l'idea è che abbiamo un numero ridotto di neuroni inibitori, questo sia durante lo sviluppo che durante la vita postnatale, e questo possa contribuire sicuramente all'epilettogenesi, alla maggior suscettibilità all'eccitabilità neuronale. Quello che ipotizziamo noi è che in realtà il ridotto numero di interneuroni, li chiamiamo noi, cioè i neuroni inibitori, contribuisca non solo alle insorgenze dell'epilessia, ma anche a tutta una serie di altri comportamenti e disturbi funzionali che abbiamo dimostrato in questi mutanti. Qui, ad esempio, abbiamo il test per studiare l'apprendimento spaziale. I topi sanno nuotare, non sono particolarmente felici se messi a nuotare in una piscina e cercano di scappare, cercano una via di fuga. La via di fuga tipicamente in questo test è una piattaforma sommersa che non vedono, ma nuotando e provando, normalmente trovano e imparano a riconoscere. Attraverso, vedete la linea di sotto, qua una curva di apprendimento che in pratica indica che compiono, diciamo, si mettono in salvo sulla piattaforma in un tempo sempre minore man mano che i giorni di prova aumentano. Questo non succede nei nostri mutanti, che vedete imparano un po', ma imparano molto poco, tipicamente girano per la piscina senza imparare veramente la posizione della piattaforma, mentre vedete i normali vanno dritti al segno. C'è da considerare che intorno alla piscina vengono posti ad hoc dei segni di riconoscimento che gli animali utilizzano come tracce per riconoscere la posizione della piattaforma che non vedono. Esistono altri deficit funzionali che abbiamo messo in evidenza in questi animali e questo è interessante perché sono deficit di tipo sensoriale. Deficit di tipo sia visivo che somatosensoriale. In pratica quello che abbiamo dimostrato è che in un articolo di alcuni anni fa questi animali mutanti rispetto ai loro controlli hanno una ridotta plasticità visiva. Cosa significa? Normalmente il paradigma che viene studiato, utilizzato per studiare quanto il cervello visivo è plastico è quello di chiudere artificialmente un occhio durante lo sviluppo, attorno al mese di età, e osservare nella corteccia visiva che in pratica le connessioni presenti tra l'occhio rimasto aperto e la corteccia visiva si potenziano. Ed è questo un fenomeno che è stato studiato 40-50 anni fa da Hubel e Wiesel nella scimmia, nel gatto e poi confermato anche nell'uomo, che prende il nome di plasticità visiva alla deprivazione monoculare.
topolini wild type in se deprivati della vista potenziano la trasmissione del segnale visivo dall'occhio rimasto aperto fino alla corteccia visiva, e questo invece non accade nei topolini engrailed mutanti, che quindi mostrano già durante il periodo di sensibilità a questo test una ridotta plasticità. La cosa più, secondo me, più interessante che abbiamo visto, e molto di recente, questi sono dati non pubblicati, è che i nostri mutanti presentano anche dei deficit di super responsabilità alla stimolazione di tipo somatosensoriale. Somatosensoriale nell'uomo intendiamo tipicamente stimolazione tattile, dolorifica, no? Nel topolino l'analogo di questa stimolazione è la stimolazione dei baffi, che portano segnale alla corteccia somatosensoriale, e che per il topolino il baffo è il meccanismo di, insieme all'olfatto, di riconoscimento principale dello spazio circostante. Topolini normali si abituano abbastanza velocemente al tocco del baffo, imparando nel giro di 3 prove che la stimolazione del baffo è assolutamente innocua e non è pericolosa. Mentre invece i nostri mutanti, vedete, mostrano sempre comportamentalmente una risposta esagerata di tipo inizialmente di paura e poi di disturbo sostenuto. Aggrediscono il bastoncino o cercano di saltargli addosso, oppure si rannicchiano in un angolo della gabbia rimanendo impauriti. Questo fa pensare ad alcune risposte di super sensibilità sensoriale che sono dimostrate in almeno sottogruppi di soggetti con autismo. Questa è la prima volta che in un modello animale di autismo si osserva una risposta di tipo super responsabilità alla stimolazione sensoriale. Da qui stiamo procedendo oltre, cercando di vedere in particolare quali sono nel nostro mutante le aree cerebrali più specificamente coinvolte in questo tipo di risposta. Quindi, riassumendo, quello che è un po' il nostro approccio, e non si limita oltretutto semplicemente a questo modello, ma ne abbiamo studiati altri, il concetto è di, partendo dall'aver verificato nel modello murino la comparsa di comportamenti simili autistici, possiamo approfondire questo studio. Noi l'abbiamo fatto con la suscettibilità alle crisi epilettiche, e poi siamo andati oltre cercando di associare a questi comportamenti alterati difetti anatomici, difetti di espressione genica, difetti di apprendimento e deficit sensoriale. La filosofia un po' di questi studi è che la comprensione dei difetti di sviluppo ci possa ovviamente guidare nella comprensione più approfondita delle basi neurobiologiche della patologia, e in un certo senso anche la potenziale identificazione di nuove strategie terapeutiche o bersagli farmacologici. Ovviamente io devo ringraziare le persone che hanno lavorato in passato e che tuttora lavorano con me. Prima di terminare volevo 2 diapositive per presentarvi questa iniziativa che abbiamo chiamato TRAIN, Trentino Autism Initiative, che è patrocinata dall'Università degli Studi di Trento e che va assolutamente nella direzione già ampiamente illustrata dalla professoressa Venuti della creazione di una rete di istituzioni e laboratori per la comprensione della complessità della patologia autismo. Siamo partiti dalla considerazione che fra Trento e Rovereto esistono 5 istituzioni già operanti sul territorio: CIMEC, CIBIO, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, IT, Fondazione Kessler e Istituto di Neuroscienze del CNR, che a pezzi utilizzano un approccio complementare per la comprensione dell'autismo. Adesso siamo 11 laboratori, li vedete listati tutti qua, affiliati a questo consorzio TRAIN. Il nostro obiettivo è molteplice, quello di realizzare ovviamente
e portare avanti progetti di ricerca multidisciplinari sull'autismo, sull'uomo e sui modelli animali, formare in maniera interdisciplinare giovani ricercatori, da studenti di laurea fino ai dottorati e giovani postdoc, e favorire attività di divulgazione e interazione ovviamente con le associazioni genitori. Siamo ovviamente aperti a collaborazioni con altre istituzioni pure presenti sul territorio, ovviamente viene in mente l'azienda sanitaria, che al momento non figura, diciamo, ufficialmente tra i partecipanti al network, ma questo non è un network chiuso, è un network estremamente aperto e disposto alla collaborazione. Quindi spero che con questo noi riusciremo a decollare con dei progetti un pochino innovativi. Direi che con questo io ho concluso e vi ringrazio di nuovo per l'attenzione. Bene, grazie al professor Bozzi per l'interessante presentazione e anche per la presentazione di Train.